Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Allora ragazzi, ho voluto fare questo video che è importantissimo, questo video e bisogna farlo, e te lo sto facendo perché si parla di un clamoroso scambio. Ora ho visto anche su OneFootball e lo stanno dicendo in tanti. Ma tu, se questa operazione si fa, io sono contentissimo. Si parla di che Icardi viene a Napoli e Insigne va all'Inter. Allora, se succede, sono contentissimo. Sapete perché? Perché Insigne negli ultimi periodi non mi sta più piacendo, sta facendo sempre schifo. Scusate se lo dico, ma è vero, sta facendo sempre schifo, non mi sta per niente piacendo più. Icardi all'Inter non se ne va mai. Icardi, perché Icardi lo reputo un grandissimo attaccante, è forte Icardi, e spero che arriverà a Napoli. Insigne, se va all'Inter, me ne fotto proprio, sapete perché? Perché all'Inter fa pure i stessi film. Quando va all'Ari, Insigne si mette sempre a paura. Invece Icardi se ne attacca. Quando c'è la palla, te la mette in. Icardi è come Higuain. Icardi per me è come un top player. C'è Luca Castellano e Donato Inglese, non capite un cazzo. Che voi dite che Icardi è scarso. Io Icardi l'ho sempre stimato. Però quello che voglio dire io, voglio che Icardi vieni a Napoli. Icardi, voglio muovere chi? Icardi rimane all'Inter. Mo, variga mo, Icardi rimane all'Inter, mo. E agosto viene con noi. E Insigne se ne va. Si succede, sono troppo contento. Ho posto Insigne. Accattammo a Lozano. Lozano è un mostro. Lozano è più forte di Insigne. Perciò due acquisti, ma che io facessi, Icardi e Lozano. Già per me è una grande cosa. Perciò, caro De Laurentiis, se hai le palle, perché manda Insigne all'Inter e prendiamoci Icardi. Come sta scritto qua. Clamoroso scambio, Insigne all'Inter e Icardi e Icardi al Napoli. Se succede sono contentissimo, perché Icardi, l'ho sempre detto, che è un giocatore fenomenale. Fenomenale! Che ti può cambiare una partita. Perciò voglio. Sarà importante se si facesse questo scambio. Non sarà per nulla facile, per come Icardi ha il suo ingaggio, quanto guadagna. Bisogna sempre vedere Vandanara, che dice la moglie di Icardi. Speriamo che Icardi venga a Napoli, io sono contentissimo se Icardi viene a Napoli. Per me è come se fosse venuto Higuain a Napoli. Perché va giù, diciamo la verità. Se Icardi venisse a Napoli, facesse minima, ma minima 30 gol. Icardi nell'Inter non si è mai trovato, perché l'Inter ne tiene Ecuador. Perciò Icardi, sta passando a me, vieni a Napoli. Vieni a Napoli. Da 5 ore come si gioca a pallu, t'anima a Mertens, Lozano, Sivene, e c'è una cosa, non ti preoccupare, che a Napoli ti troverai la felicità, ti troverai anche il gol, non ti preoccupare, perché noi tifosi napoletani ti accoglieremo a braccia aperte. Bene Maurito, comunque ragazzi, ci rivedremo per un altro video. Roma-Napoli. Roma-Napoli di domenica prossima alle 15. Giochiamo alle 15. Poi ci sarà Arsenal-Napoli. No. Ci sarà prima Empoli-Napoli, poi ci sarà Arsenal-Napoli. Una grande partita quella. Se vinciamo con l'Arsenal abbiamo risolto tutti i problemi. Tutti i problemi abbiamo fatto. Perciò Forza Napoli. E forza ragazzi. Con un solo sogno di portare la coppa a casa. Ciao Iu, forza Napoli, e speriamo che Icardi, il grande Maurito Icardi, viene a Napoli. Ciao Iu, mettete like e iscrivetevi.